Sono Nicola Provolo, cintura nera terzo dan, istruttore di Krav Maga Alliance, la federazione americana di John Whitman. Pratico il Krav Maga da più di 16 anni e sono istruttore da più di 10 anni. Buongiorno, sono Bruno Garbi e sono responsabile nazionale di Operational Krav Maga di Gabi Sciami. Sono Giorgio Pannitto, fondatore e presidente di Italia Krav Maga e direttore tecnico nella divisione Self Defense. Dal 2009 ad oggi rappresento Krav Maga Alliance di John Whitman e in questi anni ho conseguito i gradi tecnici di cintura nera secondo dan, cintura nera terzo dan, istruttore in law enforcement e faccio parte del training team da 4 anni. Appartengo anche al training team di questa federazione. Il Krav Maga Alliance Training Team ha il compito di formare nuovi istruttori, infatti ho lo status di Train the Trainer. Sono venuto a conoscenza del protocollo di intesa del Krav Maga grazie alla conoscenza diretta di alcuni dei partecipanti, in particolare a Giacomo Taddei, e fin da subito ho ritenuto che fosse una bella occasione per fare un po' di ordine e di pulizia nel mondo attuale del Krav Maga, nel panorama attuale del Krav Maga in Italia. Perché OKM ha deciso di aderire a protocollo Krav Maga? Vi mettereste in viaggio con una persona che non conoscete, di cui non sapete nulla, su una macchina che non conoscete, di cui non sapete se sono stati fatti i tagliandi, se hanno controllato il motore, le gomme? Io non lo farei, per un fatto di sicurezza. E allora perché affidare la vostra formazione in Krav Maga a degli pseudo-istruttori di cui non sapete nulla? Non sapete dove hanno studiato, con chi hanno studiato, per quanto hanno studiato, che rappresentano delle fantomatiche federazioni di cui nessuno sa nulla. Non fatelo. È per la vostra sicurezza. Italia Krav Maga e Krav Maga Alliance, di conseguenza, hanno deciso di aderire al protocollo d'intesa Krav Maga per ridare credibilità e identificabilità al sistema Krav Maga. Le organizzazioni che ne fanno parte hanno come obiettivo quello di dare una tracciabilità tramite anche e soprattutto la discendenza con il fondatore Imi Lichtenfeld e soprattutto valutando i percorsi formativi sia degli allievi sia degli istruttori. L'obiettivo del protocollo, da come è stato costituito, da come è stato inteso, è quello di dare una sorta di certificazione di qualità per l'utente finale che si avvicina a questa disciplina, in modo che sappia che appunto troverà comunque degli istruttori certificati e degli istruttori che praticano realmente Krav Maga. Ritengo che sia arrivato il momento di dare una svolta professionale sia alla formazione sia alla pratica del Krav Maga. Fino ad oggi in Italia molti dicono di praticare Krav Maga e di essere istruttori di Krav Maga, anzi ormai tutti sono istruttori di Krav Maga in Italia. Però in realtà magari vengono da 20 anni di altre discipline, fanno un corso di un fine settimana per diventare istruttori e poi continuano in realtà a praticare le loro discipline. È per questo che OKM ha deciso di aderire a protocollo Krav Maga. Perché protocollo Krav Maga fissa degli standard qualitativi di serietà e professionalità. Perché il Krav Maga è un sistema stupendo e merita rispetto. E quindi, buon allenamento a tutti. In Italia ultimamente sono nati molti sistemi di difesa personale, legittimamente, qualcuno di questi è anche valido, ma che non hanno nulla a che vedere con il Krav Maga, perché non vengono rispettati gli assiomi, i principi e di conseguenza le tecniche. Il protocollo Krav Maga ha come unico intento il dare credibilità e identificabilità al sistema.